libro a colori illustrato dalla storia, dall'arte e dalla fede. Re Teodorico, Giulietta e Romeo, Can Grande della Scala, San Zen che ride. Verona e il suo Adige sono fratello e sorella, come Gaspare e Matilde. A più di un secolo dalla sua morte, Don Gaspare Bertoni è conosciuto e apprezzato a Verona come la Torre dei Lamberti o come il Ponte Romano, anche se la sua fama non è affidata a pietre morte. Quello è il palazzo del comune dove lavora papà. Quella è la chiesa di San Paolo, la nostra parrocchia. Mamma ci sta aspettando là dove vola il gabbiano. In questa casa, nel quartiere di Campofiore, sbocciò il 9 ottobre 1777 una splendida gemma della chiesa veronese, con un pizzico di nobiltà ereditato dalla nonna Liorsi e con un mare di vera dignità donatagli da Dio nel battesimo. Cresce come ogni veronese di razza, allegro, brillante, vivace e intelligente. Sprizza vitalità negli occhi e nello spirito. Dicono che riusciva a comporre improvvisando lo strumento e che dirigeva un'orchestra. Durante le vacanze autunnali va a caccia di grilli nelle campagne di Caldiero perché anch'essi devono fare cri-cri nel concerto della gloria di Dio. Aiutato dalla mamma, Gaspare impara ad amare solo le cose buone e a ringraziare Dio di tutto, adorando i misteriosi disegni di sua divina maestà. Guarda questo mio cuore. Ma intanto il vaiolo conduce Matilde a suonare tra gli angeli musicanti e lo zio Ignazio gli lascia in eredità una spada d'argento. È la profezia di una vita segnata dal dolore sulle orme di Cristo crocifisso. In seminario si impara a servire Dio e il prossimo a tempo pieno e senza riserve. Gaspare sceglie questa strada perché sogna di essere un missionario dei ragazzi e dei giovani. Per loro, con viva intuizione pedagogica e cristiana, fonda gli oratori mariani. La parola di Dio accolta dalle mani della Chiesa forma lo spirito, perfeziona l'orazione, rettifica i giudizi, avvia le riflessioni. Buongiorno, madre mia. C'è aria di festa oggi a Illasi, tra i vigneti del Soave. Per la sua prima messa, Don Gaspare preferisce il semplice e schietto profumo della povertà.
Mirate questo corpo, come lacero da tante ferite. Non solo gli hanno tolto ogni bellezza, ma perfino la stessa figura d'uomo. Mirate questo capo trafitto da tante spine, queste mani, questi piedi come piagati, questo costato aperto. Dal calice della nuova ed eterna alleanza attingono forza tutti i desideri di vita, di pace, di progresso e di resurrezione. Ecco i francesi. Verona è occupata e lacerata da scarponi e casacche straniere. E bisogna curare i feriti, bisogna educare alla pace. Ragazzi, venite. Voi sarete i miei invincibili. Questa è la nostra tromba. Più forte, Massimo, più forte! Tutti dobbiamo unirci sotto le bandiere di Cristo Re. I lutti familiari, la sua città devastata, tutto il mondo della sofferenza deve essere sollevato e trascinato alla risurrezione. I cortili e le strade battute dai ragazzi, gli ospedali da campo grondanti sangue fraterno, le carceri, il seminario, le parrocchie. Ogni necessità della Chiesa e della società grida al Bertoni la sua missione. Sarai missionario apostolico in aiuto ai vescovi. Questa sera si mangia bene, finalmente. Ricordi quella volta che ci aveva promesso le bracciole di maiale? E ci aveva fatto trovare rapelesse. Ma questo prete se le fa perdonare tutte. Sembra un mago. Suona, canta, gioca, fa divertire. Insomma, voglio invitarlo anche a casa mia. Come sarebbe bello fare i cristiani così, come tanti fratelli nella stessa famiglia. Eppure il pane e il vino ci sono anche in chiesa. Perché la messa non dovrebbe diventare un incontro di festa? Attenzione, signori, prego, attenzione. Vado a presentarvi il più grande spettacolo del mondo. Cosa c'è in questo canestro? Niente, signori, assolutamente niente. Ora lo vado a coprire con la magica tovaglia e dalle mie mani, attenzione signori, dalle mie mani uscirà... Opla! Seguono Cristo come servi, alcuni come amici, pochissimi lo seguono come una sposa. Fidiamoci di Dio, che è un bel fidarsi. Per il vostro sposalizio, Vergine Maria, fate che l'anima mia si sposi e serva con totale abbandono il vostro figlio e mio Signore, Gesù. I compagni del proprio zelo non bisogna trovarli. Bisogna farseli e rapirli dietro a sé, anche i più timidi. Trascinati dal suo entusiasmo, alcuni amici si unirono a lui nella prima comunità presso la chiesa delle Stimmate. Era il 4 novembre 1816. Ma il maestro propone allo scolaro un tema difficile, quello della sofferenza. E Don Gaspare si avvia coraggiosamente sulla via del Calvario. Addio corse nei campi da gioco, addio serate allegre, addio grandi predicazioni.
Gesù Cristo convertì molti con la sua predicazione e con i suoi miracoli. Ma quando ascese alla sua croce e là mostrò le sue piaghe nelle mani, nei piedi e nel costato ferito dalla lancia, fu allora che egli trasse a sé tutto il mondo. Senta, dottore, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederle alcune informazioni sulla malattia di Don Gasparo. Può dirci qualcosa a riguardo? Quali sono i sintomi che presenta? Ma i sintomi sono molto gravi. Direi una malattia che da parecchio tempo io curo con pazienza più da parte dell'ammalato che mia, ed è una malattia inguaribile secondo me. E ha fatto alcune operazioni? Qual è la diagnosi? Sta facendo delle cure intensive? Ma lei sa, io faccio delle incisioni col bisturi, senza anestesia, perché la nostra medicina non ha ancora dei ritrovati particolari, e niente, non c'è nessun miglioramento, anzi, peggiora. Solo che c'è una grossa capacità di sopportazione in questo Don Gaspar. Pochi minuti fa ho incontrato un gruppo di ragazzi che mi dicevano, sì. Chieda al medico per favore se Don Gasparo potrà tornare con noi. Lo aspettiamo, cosa posso rispondere a questi? Lo so, questi ragazzi hanno diritto di avere un prete del genere in mezzo a loro, ma purtroppo la malattia di quest'uomo lo porterà alla tomba, secondo me. E i suoi ragazzi troveranno altri preti, speriamo. Signor dottore, un'ultima cosa, prima non voglio rubarle troppo tempo. Sì. Il fatto appunto che Don Gasparo si trova in questa situazione, che cosa può portare? C'è in lui un senso di disperazione? No, tutt'altro. Per me è un uomo questo che affronta la malattia con una capacità di sopportazione che ha, secondo me, un fondamento, penso, solamente nella fede che lui ha in Cristo sofferente. Beh, grazie dottore. Prego. E arrivederci. Buongiorno. Come sta Don Gaspari? Dio mi vuole ferito, ma non morto. Mi trattiene a letto sotto i ferri e i coltelli. Sia benedetto. Benedirò il Signore in ogni tempo. Pregate perché io cavi frutto dalla scuola che egli degna farmi. Guardate gli uccellini, guardate i fiori. Nessuno è abbandonato dalla sua provvidenza. Il Signore vuole che ci ricordiamo di Lui e in Lui sia tutto il nostro pensiero e affetto. Chi potrà temere dimorando nelle sue mani e nella sua protezione? Durante la lunghissima malattia che lo portò alla morte, egli si faceva portare sul suo seggiolone nella chiesa delle Stimmate per annunciare ogni venerdì il Cristo crocifisso. Eccellenza, permette? Prego. Vorrei chiederle una domanda che tutti ci poniamo. La vediamo spesso andare a trovare il Don Gasparo ammalato. Perché viene tante volte? Perché anzitutto so che purtroppo è gravemente ammalato e poi le dico in vero che vengo a chiederle di consigli come ho fatto altre volte che mi sono stati molto molto preziosi. Adesso ha sentito anche lei dai medici che il nostro Don Gasparo non potrà muoversi tanto facilmente dal suo seggiolone, è immobilizzato. Allora non serve secondo i vostri progetti un prete lì? E purtroppo ho sentito che la malattia non ha speranze di guarigione, però se i miei progetti che avevo specialmente in campo dell'educazione gioventù non avranno seguito, tuttavia io credo fermamente che la sua grande fede, il suo buon esempio mi sarà di altrettanto, anzi molto più aiuto per il bene mio personale e di tutta la diocesi. La ringrazio eccellenza, la ringrazio, arrivederci. Oh, vedo che siamo ormai arrivati alle ultime fasi del quadro. A che punto lei pensa di darcelo completo, questo meraviglioso dipinto? Prendo molto tempo perché siamo veramente agli ultimi ritocchi. E lei deve spiegarmi una cosa. Come ha potuto fare un bellissimo dipinto così di Don Gasparo quando sappiamo che lui non vuole assolutamente che si ritragga il suo volto?
Ma diciamo che grazie all'astuzia e con l'amore di confratelli siamo riusciti a fare questo piccolo tranello e così poter ritrarre forse l'unico ritratto di Don Gaspare. Beh, adesso lei l'ha fatto talmente bene che a me voglia di farlo vedere ai nostri carissimi amici. Se lei gentilmente, ecco, si sposta, grazie così. Siamo veramente alla scuola di Dio qui, una piccola cella con un sacerdote che sta imparando da Cristo crocifisso la sofferenza. È rannicchiato come un grillo nella sua piccola tana, buseta e taneta, come suol dir lui, e guarda con rassegnazione la sua vita. Battete, signore, che ne avete ragione, battete, che me lo merito, e merito anche di peggio. Bisogna lasciar liberamente entrare e possedere a Dio quest'anima che egli tanto ama e cerca di unire a sé. A suo tempo essa produrrà un frutto prezioso, alto, nobile, degno di nozze sì sante e sublime. Padre, avete bisogno di qualcosa? Ho bisogno di patire. Beatissimo Padre, questa è la ferma volontà mia e dei miei compagni di spenderci tutti nel servizio di nostro Signore e della sua Chiesa. Figlioli miei, siate con lo spirito nelle piaghe del nostro amabilissimo e umilissimo Salvatore, dove io vi lascio abbracciandovi di tutto cuore. Don Gaspare chiude la sua vita terrena il 12 giugno 1853, trasmettendo ai figli della congregazione stimmatina da lui fondata la sua passione per Cristo e per la Chiesa, sua vergine sposa. Predicate a tutti, ma specialmente ai poveri e ai bambini. Insegnate e fate del bene a tutti, ma specialmente ai piccoli. Il Signore che ha ispirato l'opera la condurrà a buon fine, se noi non metteremo ostacoli alla sua azione. Beato chi si abbandona come un naufrago nel mare immenso della sua carità. Gli stimmatini continuano i suoi impegni missionari, andando nelle diocesi come squadra volante a servizio dei vescovi. La vita eroica, le virtù e il programma apostolico del sacerdote Gaspare Bertoni furono ufficialmente approvate dalla Chiesa per la voce del Papa Paolo VI il 1 novembre 1975. Sono le 9:30. L'ingresso di Paolo VI avviene in questo momento. È accompagnato dal canto della Schola Cantorum. Amate il Signore, voi tutti i suoi santi, perché il Signore ama la verità. Si notano numerosi pellegrini stimmatini giunti da Verona, Parma, Battipaglia, Trento, Bellizzi, Milano, Rieti, Udine, Poggiomarino, Pavia. Tra i concelebranti i tre vescovi stimmatini del Brasile, tutti in trepida attesa di vedere il loro Don Gaspare proclamato beato da Papa Paolo. Le piaghe della passione e della gloria di Cristo sono diventate oggi anche le stimmate di Don Gaspare nella chiesa dove vengono onorate le sue reliquie.
Sono ancora molti i banchi vuoti che aspettano gli alunni. Da 2000 anni un'affettuosa madre e maestra continua a dare lezione di umanità. Gli scolari migliori sono promossi alla gloria degli altari. Tutti però, secondo la misura delle nostre forze e della grazia, possiamo iscriverci e trarre profitto alla scuola di Dio.